Il braccio armato di Hezbollah è finito nella lista nera delle organizzazioni terroristiche dell'Unione Europea. Accordo politico raggiunto tra i 28 ministri degli esteri nel corso della riunione del Consiglio a Bruxelles. L'Unione ha voluto lanciare un messaggio preciso al movimento sciita libanese, come spiega il ministro degli esteri della Lituania, paese con la presidenza di turno del Consiglio dell'Unione Europea. Non possiamo chiudere gli occhi e permettere che si crei un precedente che finisce col rendere possibili atti terroristici come quello in Bulgaria e Cipro o azioni come quelle portate avanti da questo movimento in Siria. È giunto proprio il momento di dire la verità. Tra i principali sostenitori della misura c'è il Regno Unito, che ha già messo al bando a livello nazionale l'ala militare di Hezbollah. L'Europa preserva l'apertura al dialogo politico col movimento, sottolinea il capo della diplomazia britannica William Hague. Continueremo il nostro lavoro per la stabilità del paese. Il Regno Unito sta facendo molto, contribuendo ad aiutare le forze armate libanesi per mettere in sicurezza le frontiere. Ruolo decisivo della Bulgaria, con prove alla mano del coinvolgimento di Hezbollah nell'attacco terroristico di Burgas che un anno fa costò la vita a 5 turisti israeliani e all'autista del loro pullman. La distinzione tra le due anime, militare e politica, del movimento sciita libanese sarà il maggior ostacolo nell'applicazione della normativa. I capi della diplomazia europea hanno preso una decisione politica che prevede a breve l'adozione del regolamento sulle sanzioni. Bisogna tuttavia ancora capire come avverrà il congelamento dei beni delle organizzazioni associate al gruppo, dato che non esiste una distinzione al suo interno.